Buongiorno ragazzi, andiamo a vedere oggi come montare una presa d'aria BCD che monta su T-Max dal 2016, per montarla sul 2012-2013, così dicendo. Bisogna adattarla perché logicamente non è la sua. Come prima cosa bisogna tagliare le due alette laterali che vedete. Qua. Se avete delle tronchesi le rimuovete in questo modo. Una volta fatta questa cosa, la provate per posizionare, trovare la posizione. Praticamente bisognerà fare un foro che corrisponde a questo qua sotto. Prendete un pennarello per segnarlo e anche i due fori che ci sono già nelle staffettine sue originali, e devono essere fatte sotto. Il posizionamento più o meno sarà questo. L'ho anche adattata un po' con il taglierino sui bordi per adattarla alle plastiche e ai suoi angoli, perché non essendo la sua, logicamente un po' va ritagliata. E il posizionamento più o meno è questo. Ora bisognerà posizionarla, per andare a segnare i fori. Bisognerà fare un foro che è predisposto, due, tre fori che vanno fatti sotto per adattarla. Per segnare i fori potete anche attaccarla in questo modo con della carta gommata o dello scotch, posizionarla. Per vedere poi dove andare a fare i tre fori e mettere le viti autofilettanti. Io l'ho studiato in questo modo, poi potreste usare anche dello scotch o del nastro isolante. Prendete un avvitatore con una punta piccola e andate a posizionare, fare il foro. Per andarlo a posizionare userete lo spessore che trovate nella confezione, lo posizionate all'interno mettendo la vite. In modo che quando andate a tirare la vite, lui si ferma e stringe. Poi andate a posizionare le altre due viti sotto dove erano già stati fatti i fori e il gioco è fatto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e grazie.